Bella raga, allora è uscito il capitolo 17 su Eversoul e con quello anche i dettagli del nuovo PG Erika che dovrà uscire, suppongo, a marzo, la prima settimana di marzo, quindi vediamo un po' che cosa fa, di cosa tratta, eccetera, eccetera. Iniziamo col dire che è chiaramente una fata e gioca Int come stat principale ed è un support, quindi immagino sarà un healer. E è la prima volta che vedo il tutto, quindi cerchiamo di iniziare come al solito dalla main skill. Allora, recupera HP dell'alleato con meno HP e gli alleati vicini entro 2,5 metri al 220% dell'attacco. Ok, quindi le sue cure scalano con l'attacco, interessante. Poi c'è Eureka, recupera HP addizionali al 100% dell'attacco, quindi cura di più. Eureka 3, Eureka 1, Eureka 3. Fa una barriera che assorbe danno per il 160% dell'attacco di Erika per 12 secondi. Ok, cos'è Eureka? Eureka. Ok, sub skill. Ok, una sub skill che fa ogni tanto. Aumenta il suo attacco del 14% per 8 secondi, quindi dura 8 secondi. E guadagna uno special buff che si chiama Eureka. Ok, hai il 30% di proccare Eureka 3. Ok, quindi puoi averli entrambi. Hai Eureka e poi c'è il 30% di proccare Eureka 3. Va bene. Quindi, la main skill cura l'alleato con meno HP e cura anche tutti gli alleati vicino a lei. E se hai Eureka 1 attivato, recupera 100% dell'attacco in più di HP, immagino sempre a tutti, quindi molto forte. Eureka 3 mette anche uno scudo che para il 160% danni dell'attacco di Erika. Ok, perfetto, per 12 secondi, molto forte, molto forte, molto forte per essere una cura di main, carino. E vediamo le sub skill. Lancia veleno, fa danno pari al 110% dell'attacco al nemico più lontano e lo avvelena. Molto bello, wow. Ok, il veleno fa il 55% dell'attacco per 10 secondi e anche questo c'è Eureka. Se hai Eureka 1, riduce anche l'attacco del 14%. Se hai Eureka 3, riduce la difesa. Che poi in realtà noi livello 121 ce l'abbiamo di sicuro, quindi fa 130% dell'attacco, il danno del veleno fa 65% a tick, la difesa cala di 20 e l'attacco cala di 20, fortissimo. Wow, praticamente ti prende l'avversario più lontano che hai, che solitamente è il carry. Molto forte, carino. Ok, andiamo alla seconda sub. E cura gli HP dell'alleato più lontano. Ok, wow. Ok, quindi ha una cura per l'alleato più lontano, una cura per gli alleati vicini e una cura per l'alleato con meno HP. Ma è fantastica. Va bene. Con Eureka 1 aumenta la resistenza fisica e magica di chi sta curando del 14%. Ok. Ah no, è sempre di quello con meno HP. Ok, non è, no, okay, non è quello più lontano. È sempre con quello con meno HP. Gli aumenta le resistenze e lo cura ancora di più se ha Eureka 3. Ok, molto interessante. Praticamente Eureka 1 e 3 sono invertite tra main e sub. Molto carino, ok. Vediamo la ultimate. Cura tutti gli alleati. Ok, se hai Eureka 1 aumenta anche l'attacco a tutti gli alleati per 10 secondi al 22%. Se hai Eureka 3 gli alleati diventano immuni ai danni per 3 secondi. Wow. Non credo che userei mai la sua ultimate, però. Ok. E livello 101, l'attacco diventa 26 e l'immunità a 4. Livello 201, l'attacco passa a 30% e l'immunità a 5. È un healer carino. Ed è una fata, perché noi healer fata non ne abbiamo, no? Perché Talia non la considererei come healer. Ok, questa vuole giocare al posto di Talia o con Talia volendo. Puoi giocare due support fata, uno è healer e l'altro è un po' più buffer, debuffer, insomma, ok. Interessante, vediamo l'artifact. Aggiunge un effetto a Eureka che aumenta la sua speed del 6% per 8 secondi. Oh, si dà speed. Al terzo upgrade rigenera mana. Al sesto mana recovery to 1000. Ok. Interessante, è questo qua il design. Ok, carina, è un bel healer. È un bel healer, wow, è un bel PC. E ci sta soprattutto per chi vuole fare 5 PG fata. Molto bella, molto bella. È un wow. Ok, è una Katarin delle fate praticamente, direi. È proprio una Katarin delle fate. E forse va anche qualcosa in più, ma è un po' più RNG, direi. Quindi non lo so. Secondo me, se qualcuno vuole giocare full fata, e anche per quanto riguarda lo scalare la torre
La Torre delle Fate, intendo, questa è molto buona. Ma direi che questo è tutto per il kit, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, fate i bravi, bella!